Io abito in uno di questi condomini che a me piace chiamare Condominio Italia, perché nel mio condominio c'è tutta l'Italia, tutto il mondo, tutte le nazioni, tutte le etnie. Ad esempio, al terzo piano del mio condominio c'è un signore tipico milanese, Lambrogio, che si chiama Lambrogio, che è uno di quei milanesi di vecchi di merda che parlano così, che sembra che abbiano la raucedine cronica e ti parlano così mentre stanno parlando sul finale della frase. Poi, oh no, e ti fanno la domanda alla fine, che tu dici e dicono sempre ovvietà e rompono i coglioni. E quindi al terzo piano c'è lui, e vicino a lui c'è la signora Fulvia, la sua vicina di casa più prossima. Ognuno nel ballatoio c'è il suo vicino di casa più prossima. Soprattutto d'estate si sentono tutte le storie di tutti, perché d'estate si tengono le finestre aperte, non si chiude perché non c'è l'aria condizionata, perché ci stanno i poveri lì. E che schifo i poveri. E una mattina è capitato che io sto scendendo con i miei bimbi, un piccolino grande, una piccolina piccola. C'è da fare una piccola premessa: loro sono molto chiari di carnagione, hanno i capelli biondi, molto biondi, gli occhi azzurri, sembrano due cazzo di crucchi di merda. E quindi vi risparmio tutte le battute che mi hanno già fatte. Ah, l'idraulico è passato di lì, l'idraulico, che ridere, che ridere. Cioè, me le hanno già fatte, fanno ridere, e comunque io li amo come se fossero miei. Quindi una mattina sto scendendo con loro per le scale, stiamo andando a buttare le immondizie, perché io ogni tanto dico: vado a buttare le immondizie. Vengo anch'io, perché i bambini non capiscono un cazzo, si esaltano per delle cagate, quindi vaffanculo, basta che state zitti, non rompete i coglioni per una volta vostra madre. Quindi andiamo a buttare le immondizie, sto andando giù a buttare la merda, cioè non che loro siano la merda, vado con loro a buttare le immondizie, e passa Lambrogio, che li guarda e va che bei bambini. Si vede proprio che sono del nord. Io che sono integrato, dico, sì, sono proprio del nord loro. E perché bambini? E 40 minuti che vi risparmio, perché devo finire una certa. Bambini, se non era per colpa di tutti questi teroni di merda, questa città era bella. Invece i teroni fanno schifo al cascio. E i bambini ridono perché lui sta dicendo le parolacce. Ma ha detto merda, ha detto merda. Che ridere, ha detto cascio. E io dico: sì, effettivamente. I bambini lo guardano. Vabbè, non si sente una minchia, cosa sta dicendo? Non sta dicendo, vabbè. Noi andiamo giù verso l'immondizia e lui è ancora lì. E dico al piccolino grande: urla suca e ridendo andiamo verso, perché comunque gli insegno le cose importanti della vita. E nel frattempo, mentre lui sta parlando, arriva la signora Fulvia del terzo piano, la vicina più prossima del signor Ambrogio. Ha 64 anni, è calabrese, e da quando ne ha due, cioè da 62 anni, lei vive a Milano, da quando ha 2 anni. Ma nonostante questo lei parla così, ancora così, come così, aveva 2 anni, non sapeva parlare, ma non gliene fotte un cazzo, lei parla ancora così. E quando sente Lambrogio che sta dicendo che è colpa dei terroni, mentre scende, lei tra l'altro è nota in tutto il condominio per essere una dall'arso oratoria veramente notevole, capace di favolosa, tutti la adorano per le sue orazioni, e infatti le dice a Lambrogio una roba che solo a pensarci mi viene la pelle d'oca: vaffanculo! E Lambrogio, guardando i bambini, dice: lo vedete? Sono terroni, non sanno argomentare, sono come le bestie. E mentre va così, io dico: vabbè bambini, andiamo verso il locale dell'immondizia. La Fulvia ci segue e nel frattempo noi ridiamo perché c'è che sta scendendo le scale, e io dico al piccolino grande: digli ci vediamo domani. E arriviamo al locale dell'immondizia e la Fulvia ci segue e dice: bambini, venite qua, la vedete tutta questa montezza di merda? E loro ridono perché ha detto: è tutta colpa dei rumeni, è tutta colpa dei rumeni, tutta la mondizia che abbiamo in Italia è tutta colpa dei rumeni. I bambini ridono perché lei ha detto rumeni. È tutta colpa dei rumeni, tutte le tasse che paghiamo è tutta colpa dei rumeni di merda, rumeni maledetti, i rumeni che ci hanno rovinato questo paese, altri terroni. E questo lo dice perché al piano terra, esattamente proprio qui, vedete, in questa finestra qui, questa è la lampadina, abita una coppia di rumeni, peraltro omosessuali,
Quindi proprio la fine, froci ed extracomunitari, cioè froci e stranieri, cioè proprio il non plus ultra. E lei dice questa cosa, dice, sì, perché è tutta colpa di Rumor, che se lo schiattellano nel culo! E i bambini ridono, effettivamente rido anch'io, perché schiattellarselo nel culo non l'avevo mai sentita in vita mia, e mi fa ridere. Nel frattempo, al primo piano, mentre l'Ambrogio sta scendendo, un po' froci sono, perché comunque se lo buttano nel culo, non può. E a quel punto, oh, sì, l'Ambrogio bestemmia spesso, però non lo fa solo con labiale, quindi è piacevole tutto sommato. E a quel punto si affacciano i due ragazzi da rumeni che dicono: no, non è vero, non è colpa nostra, no, non è colpa nostra, cioè non è tutta colpa dei nostri bambini, è tutta colpa dei negri, è tutta colpa dei negri, perché tutto quanto dice che noi rumeni sembriamo negri, ma noi non siamo negri. E io dico: no, cioè si vede proprio che non siete negri, siete bianchi. No, no, perché tutto quanto dice rumeni negri, rumeni negri. No, non lo dicono, no, tutto dice. Questo lo dicono perché al primo piano, esattamente lì, vedete, qui. Abita una ragazza congolese che spesso volte mi ha detto come cazzo si chiama, ma io non ho mai capito perché le capisco sempre solo e lei lei fa una roba, lo dicono perché lei fa una roba brutta, cioè sui condomini, no, sui ballatoi in comune, come tu mi insegni, si stende il bucato, però appena asciutto si ritira, così dà in modo agli altri di poter stendere a loro volta. Questa che fa? Stende il bucato e lo lascia lì per 4-5 giorni, perché lì in Africa sono abituati un po' a fare quel cazzo che gli pare, quindi lo lascia lì steso e quindi loro hanno litigato. Quindi quando lei sente tutto colpo dei negri si affaccia e tutti quei bambini così, allora scende e nel frattempo l'Ambrogio che quasi è un po' negra sei, però non va. E allora mentre scende arriva la ragazza congolese e tutti quanti si alleano contro di lei, perché a quel punto arriva pure la filippina che comunque è bianca e gli dice la congolese: parla italiano perché non si capisce quando parla. Che tu dici: ma che cazzo sta succedendo? E quindi tutti i bianchi a quel punto si odiano fra di loro, ma a quel punto diventa tutta una cloaca di bianchi contro il pericolo nero, quindi sono tutti qui che contro la nera. Allora, siccome io tutto sommato i miei bambini li voglio bene e gli voglio insegnare che insomma siamo tutti fratelli, un solo suolo, una sola terra, un miglior pane per tutti, ci dobbiamo volere bene, voglio dargli una dimostrazione. E gli dico: no, aspetta, stiamo calmi, un attimo calmi. E prendo le difese della ragazza congolese, dico: cioè stiamoci calmi, ammazzare una persona per il bucato a me sembra veramente eccessivo, cioè magari mi sbaglio, io difenderei la vostra opinione fino alla morte, però qui stiamo esagerando, cioè se proprio vogliamo darle una lezione la leghiamo, la torturiamo, le bruciamo il bucato davanti e secondo me una roba del genere mi sembra un buon compromesso. Tu sei amico dei negri? No, bruciamo, ammazziamola. E nel frattempo questa rissa viene sedata in un attimo dal portone che si apre. Piccola premessa: 3 giorni prima di questo episodio il mio vicino di casa più prossimo era caduto per le scale al primo piano al portone, si chiama la porta a fianco. Ah, a te vengono sempre le parole, scusami. Vieni tu qui un'ora e mezza a sparare a raffica parole a farci ridere tutti, dai. Che sei tanto brava. Tu compri il libro, chiaro? Chi cazzo ti ha detto di intervenire a te? Meschino vigliacco. Tu c'hai il badge addosso, giusto? Quindi non hai manco pagato, quindi devi stare proprio zitto. Allora, stavo dicendo, si apre il portone e 3 giorni prima il mio vicino di casa più prossimo della porta a fianco alla mia. Allora, lui è un ragazzo di 32 anni ed è fascista. Ma non perché non la vede come me, non perché io penso che lui lo sia, non perché io credo che lui sia diverso da me perché ha delle opinioni, no, ha proprio un'aquila tatuata qui, un fascio qui e se ne va in giro con una maglietta nera dove c'è scritto sessione Crescenzago numero, che io non avevo neanche idea che nel mio quartiere ci fosse una sessione di fascisti. Comunque lui, li abbiamo sentiti tutti, d'estate, dalle finestre, arrivare alle sue storie, le ha dette tutte, fino ad arrivare al top del top, ovvero l'unico errore è stato allearsi con Hitler, che non l'avevo mai sentita dire dal vivo e l'ho sentita da lui. 3 giorni prima era accaduto che, mentre ero in casa con i bimbi, ho sentito delle urla disumane di dolore, quindi sono uscito per vedere che cosa fosse successo ed era caduto lui per le scale e si era rotto il braccio, proprio ce l'aveva completamente piegato dall'altra parte.
siccome sono un uomo di sinistra o umanità, sono andato per intervenire. Quando però l'ho visto, ho detto... Bambini, venite a vedere. Prendi il telefono che facciamo un video. Vieni, vieni. Aiuto, arrivo, arrivo. Quindi sono andato e ho detto, ma cos'è, ti fa male il braccio? Ah, scusami, scusami, ma devo chiamare l'ambulanza. Sì, non prende. Non prende, facevo come negli anni 90. Non prende, non prende. Siccome sono un uomo di sinistra, a differenza sua, e do umanità, dopo un po', dopo una ventina di minuti, ho chiamato l'ambulanza che è arrivata, l'ha caricato e l'ha portato via. Tre giorni dopo, mentre c'era questa enorme rissa, mentre io ero in mezzo e stavo per essere ucciso da tutti, ho visto che tutti guardavano verso di me, con il portone alle mie spalle. Io dico, cosa cazzo è successo? E ridevano. Cosa è successo? Mi giro, cosa è successo? Si apre il portone ed entra lui. Tutti ridono, perché gli avevano ingessato il braccio. Ma non so per quale motivo avevano messo un'asticella sotto il gomito. Quindi quando si apre il portone, lui entra così, e tutti, anche la ragazza congolese, tutti ridono, perché effettivamente, conoscendolo tutti, faceva molto ridere. E in quel momento mi è venuto un pensiero davvero stupido, scusatemi, ce lo confesso, ho pensato, ma vuoi mai che Dio esista? Poi ho pensato, ma no, fra un mese guarisce, sciocco che sono. Però tutto sommato ho pensato, fuori c'è il sole, i miei bambini ridono, e per una volta nella storia dell'umanità un fascista ha salvato la vita ad una negra. Intervallo.